altro evento della capitale incontriamo una giovane attrice, Denise Sapia. Grazie di essere qui, Denise. Io sto guardando la tua biografia che è veramente sorprendente. Già all'età di 4 anni questa bambina già è diventata un'attrice di fama internazionale, direi. Ha lavorato con grandi artisti e adesso vado ad elencarvi alcune cose che ha fatto. Una delle quali è una cosa importantissima che ha fatto appunto con Orso Maria Guerrini, con i Rocky, ed ancora l'abbiamo vista con Lupi e Danielli, con il regista di Orest Roberto D'Antona, ed ancora ha partecipato a un corto molto importante che è stato al Festival di Cannes nel 2015 nella sezione Short Film Corner, ed ancora Silent Night a fianco di Anna Falchi e Danny Quinn. Nel 2015 Denise debutta su Rai 1, questa volta con il famoso regista premio Oscar Marco Tullio Giordana nel film Lea, prodotto appunto dalla Rai in collaborazione con la BB Film. Quindi tante cose importanti. Qui vediamo ancora nel 2016 un'altra cosa importantissima, per dire no al bullismo, quindi è stato anche questo molto significativo. E poi Arberia nel 2018, per la prima volta di un regista donna, la Francesca Olivieri. Denise, tanta esperienza così piccola, come nasce questa tua passione per il mondo cinematografico? È iniziato tutto all'età di 4 anni, quando mio padre ha fatto il location manager di un film, di un lungometraggio, Tienimi Stretto. Ho fatto i provini e per fortuna li ho superati, e da lì ho iniziato il mio primo lavoro da protagonista, e da lì è iniziata la mia strada, la mia piccola strada ancora per la mia età, piena di lavori con persone importanti, anche con Maria Grazia Cucinotti ed Enrico Loverso, con Nomi e Cognomi, regia di Sebastiano Rizzo. Che dire, è un mondo mio. Quando il regista dice azione, io entro in quel mondo, non penso a niente, penso solo ad entrare nella parte e dare il meglio di me. Grazie, veramente fantastica la tua affermazione. E prossimamente qual è il tuo progetto? Ho appena finito le riprese di Arberia, un film sulle culture Arbres, vicino alla mia città. E niente, ci sono in programma alcune cose di cui non posso svelare però. Senti, ma di tutti questi film che hai, di cui sei stata protagonista e non solo, qual è quello che ti ha dato più enfasi o più coraggio per poter andare avanti in questo tuo percorso? Allora, ogni lavoro per me è speciale per una cosa. È stato importante soprattutto quello con Maria Grazia Cucinotta per la sua grandezza, non solo culturale ma anche umana, una persona molto brava, dolce e simpatica. E anche quello, lei ha la storia di La Garofalo, tratto da una storia vera, ed è stato importante perché sono andata per la prima volta su Rai 1 e sono stata diretta da un grande regista, Marco Tullio Giordana. Però ripeto, ognuno è speciale per una cosa, ogni lavoro mi ha lasciato un qualcosa che non può andare via, ecco. Ma tu hai fatto anche dell'altro oltre a fare l'attrice, ti sei occupata di danza classica, moderna, contemporanea, hip hop e dal 2017 addirittura anche caraibico e danza, e qui vediamo la danza aerea. Cosa vuol dire danza aerea? Praticamente è il tessuto, quello che sta in alto e puoi fare mille figure. Sì, io danzo anche dall'età di 3 anni e per me danza e cinema camminano sullo stesso passo. Perché io quando danzo recito, penso a trasmettere qualcosa, quindi io non posso danzare senza recitare e non riesco neanche a recitare senza danzare, perché la danza mi ha dato tanto come il cinema. Tu hai avuto anche l'opportunità di conoscere Franco Nero, com'è stato il rapporto? Sì, ero piccolina, è stato prima del mio primo lavoro da protagonista ed ero dietro le quinte di un set. Per me era un mondo tutto nuovo che comunque mi ha affascinato. È una persona molto brava, simpatica, è molto serio, sa lavorare bene. Io non so cosa enunciarti, tanta fortuna per i tuoi successi, perché sento che hai dentro l'arte nel cuore e quello che hai fatto è stato entusiasmante pur essendo così piccola, perché ricordiamo che Denise ha appena 14 anni, ha iniziato a debuttare già da 4 anni, quindi farai sicuramente tantissima strada. Io me lo auguro, perché un giorno vorrei vivere di questo lavoro, non voglio farlo come hobby, ma voglio che questo sia il lavoro per cui io mangerò e andrò avanti, insomma. Io quello che ti consiglio è studiare, Denise, perché è molto importante lo studio, andare avanti con grande competenza, con grande animo, quello che hai, perché Denise, pur essendo così piccolina, ha un grande cuore, una grande anima. Sì, grazie mille. Grazie, tanta fortuna da parte di tutti noi, Denise, grazie. Grazie.